il piacere, il sogno è quello di avere un liceo qui a Pompei, che già ce ne stanno, ma che si conformi alla idea di Pompei, nel senso che ripristini greco, lo studio del latino, lo studio dell'arte, quindi avere delle caratteristiche. E questi sono esperimenti già fatti in altre parti d'Italia. Ci ha reso inquietante perché la sua visione sociologica prioritariamente fa sì che rimaniamo quasi impotenti di fronte a delle cose generalizzate che nascono su cattedre lontane, su progetti molto distanti e poco territoriali. Ma cercheremo di dare delle risposte. Ma già il fatto di essere noi qua insieme a parlarne, e magari avremmo voluto nel pubblico qualche amministratore locale, qualche amministratore provinciale, per mettergli la pulce nell'orecchio, ma l'instancabile Giuseppe Scaglierini sicuramente andrà sempre e dobbiamo andare sempre a mordicchiare la coda di chi amministra ed è preso da problematiche quotidiane che magari distraggono da quello che si chiama il battito d'ali. Un piccolo battito d'ali adesso può essere tra 20 anni qualche cosa. Pensate che al concorso di guide turistiche di 2 anni fa, 5.700 ragazze, la commissione regionale è stata costretta a farne fuori oltre 3.600-3.700, quindi solo 1 migliaio sono diventate future guide turistiche della regione Campania. E nemmeno si parla di una specializzazione per Pompei, ma poi questa è un'altra storia. Vorrei dare la parola al signor Grazio Balzano per le sue letture. L'attore, adesso ci vuole una voce calma perché le inquietanti riflessioni di Anna Malinconico devono essere placate. Una primavera eterna, come quella che regna nei beati visi, versa sulle forme viride di un'età perfetta la gentilezza e la grazia dell'età giovanile, e scherza con tenera morbidezza sull'altera struttura delle sue membra. Entra, o lettore, con lo spirito nel regno delle bellezze incorporee e cerca di crearti l'immagine di una natura divina, per poterti colmare l'anima con l'idea di bellezze soprannaturali. Qui nulla ricorda la morte, né le miserie terrene, né vene né tendine riscaldano e muovono questo corpo, ma uno spirito celeste, simile ad un placido fiume, riempie tutti i suoi contorni. L'unica via per noi di diventare grande e, se possibile, insuperabile, è l'imitazione degli antichi. Semplicemente bellissimo, la sintesi di tutto un pensiero. Tra gli ospiti qui stasera era previsto il direttore del Museo Archeologico di Napoli, Giulierini. È ampiamente giustificato, in quanto mezz'ora prima di arrivare qua lo abbiamo incontrato e insieme a lui abbiamo inaugurato l'ennesima mostra, è una mostra dedicata alle marionette. Lo dico con un piccolo accenino di sarcasmo, no? In quanto ci eravamo preparati con la direttrice di Positano News per poterlo intervistare e provocatoriamente gli avrei chiesto: dice tu, ma questo è un museo archeologico, non è un museo del giocattolo. Faccio questa premessa e poi mi rivolgo ad una personalità importante che abbiamo il piacere qua di avere con noi, il professore Grimaldi, il quale segue attentamente, collabora, nonché dà una mano a curare le mostre, oltre alla professione di docente di archeologia presso la Sor Ursula Benincasa. Professore Grimaldi, io vengo e mi sono laureato tra le mani di Louis Godard e Antonio Paolucci. Ho una visione in un certo modo. Questa domanda provocatoria che mi ero preparata da fare a Giulierini, e lui l'aveva anche accettata, dice sì, poi dopo ti badosto io nel rispondere, è saltata perché improvvisamente sono arrivati degli ospiti, gli ambasciatori cinesi, in quanto sapete è in corso la mostra di Zio Giovanni di
all'archeologico questi pezzi che arrivano dalla Cina, quindi c'è una serie di incontri. Questo museo archeologico che un tempo non molto lontano, ci si entrava, c'era ancora quell'odore di muffa, di polvere, di cose, adesso è diventata una piazza continua. Mentre si è in una sala per magari vedere questa mostra sul cinese, dall'altro lato si sentono degli applausi e poi nello scalone c'è un grosso flusso di gente e poi ci stanno i ragazzi e poi c'era la conferenza su. Insomma, professore Grimaldi, volete aiutarmi a dare una risposta a queste cose e a meglio comprendere? Allora, buonasera a tutti, prima di tutto, buonasera a tutti gli amici che sono qui con me sul palco. E vi rispondo prima di tutto agganciandomi alle ultime parole del nostro bravissimo attore, nell'idea che appunto l'antichità in qualche modo ci deve guidare. C'era uno studioso del Settecento, Galiani, che è stato uno dei primi a studiare le pitture provenienti da Pompei, e nel guardarli lui diceva: siamo meno moderni di quanto pensavamo di essere. Che è interessante. E questo elemento di meno modernità, di sentirsi meno sociologicamente avanzati rispetto a qualcosa di 1700 anni prima, al tempo in cui lo guardava, ovviamente dà una sensazione importante a loro, ma dà una sensazione ancora più importante a noi che siamo nell'era della tecnologia. Questo per dire che la nostra non modernità, la nostra non essere tale modernità, deve riportarci anche al senso della parola museo. La parola museo nell'antichità non è un luogo chiuso. La parola museo nell'antichità è un luogo aperto in cui si sente, si avverte, si percepisce, come quello delle grazie, la sensazione delle muse. E queste muse sono tante, sono diverse, quindi non c'è un museo inteso come luogo fisicamente chiuso. Questa è una concezione successiva all'idea. Quindi quello che sta facendo il direttore Gioierini è essenzialmente riportare all'origine il concetto di spazio, il concetto di accoglienza, il concetto di fruizione, il concetto di vissuto all'interno e il concetto di apertura. Mi aggancio alla bellissima sintesi che ha fatto la collega sulle tre grazie. Uno dei tempi, il primo tempio che conosciamo delle tre grazie, ma anche il tempio, diciamo, dedicato alla madre, veniva aperto in Grecia una volta l'anno. Mentre la divinità delle grazie era legata spesso e volentieri alle fasi lunari, alle fasi del sole, e era caratterizzata proprio dalla gioia, dalla frequentazione, dal ballo, ecco perché poi Botticelli ci si riprende a questo tipo di discorso. Quindi l'antichità non vede confini, non vede barriere, sono cose che abbiamo dato noi al concetto antico, tant'è vero che negli anni 70 si era provato a riaprire questo tipo di concetto guardando la storia dell'arte un valore sociale, una storia sociale dell'arte che poi si è andata perdendo purtroppo con la nostra generazione, con la generazione di quelli che poi hanno imparato da chi aveva portato avanti questa idea di un valore sociale dell'arte. E credo che, riallacciandomi anche a quello che diceva lo stesso Malinconico, che il valore della storia dell'arte attuale diminuitorio all'interno della scuola e soprattutto dell'establishment politica dipende proprio da una volontà di togliere l'arte dal sociale, perché l'arte nel sociale educa, l'arte fuori dal sociale lascia dove si ci trova. Ma infatti completo il discorso e mi permetto di aggiungere che poi lo abbiamo inaugurato insieme a lui questa mostra, sono andato a vedere e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Se queste marionette fossero state sistemate in un museo del giocattolo, personalmente nel museo del giocattolo magari non ci sarei andato, sarei entrato con un altro spirito. Intanto, uno degli ultimi lavori del professore Grimaldi, una cosa bellissima, eccezionale, ci piace tutto quello che fa, ma non perché siamo suoi fans sfegatati, perché è quel pompeiano che ci racconta Pompei. Siamo stanchi di andare a sentire una serie di convegni e se ne sono svolti solo a Napoli ben quattro dedicati a Winckelmann, questo signore che ci parla delle nostre bellezze. Tanto di cappello e tanto di rispetto agli studiosi, perché
C'è sempre necessità di colui il quale viene da fuori per illuminare, magari con un semplice accento alla nostra collanina che tenevamo abbandonata, e lui invece la pone in evidenza. Tanto di cappello. Però adesso ci piacciono i pompeiani che raccontano Pompei, e il professore Grimaldi lo fa meravigliosamente bene, anche perché aleggia in questo contesto ed è un intimo amico di Giuseppe Scaglierini, il professor Umberto Pappalardi, che sicuramente sarebbe stato qua, ma è impegnato in Tunisia con l'Università di Tunisi per rinverdire il bardo e la facoltà di architettura. Il bello di cui stiamo attraversando è le tre grazie in questo tuo volume. Mario, dove sta? Allora, prima di tutto, sì, vi ringrazio per il pompeiano, che io apprezzo moltissimo, ma non sono di Pompei, lo dico purtroppo con tristezza. Però posso dire che come archeologo ho cominciato i miei passi a Pompei dal mio primo scavo fino a, ancora ad oggi, quindi poi ho lavorato proprio al grande progetto Pompei recentemente. Magari sulla testa di te c'è un'altra. Però sicuramente però bene adottato. E la cosa interessante è, ecco, sulla volontà di scrivere questo libro, era quello di dare ad un pubblico più ampio, e di dare a un pubblico che avesse voglia di chiedersi, a un pubblico che ho incontrato in tutte le sfaccettature, cioè dalla docenza alle conferenze, alla guida turistica, eccetera, che di fronte a queste rappresentazioni pittoriche all'interno delle case, degli edifici, si chiedeva sempre chi fossero coloro i quali che realizzavano questo tipo di decorazioni, quindi i pictores che realizzavano. E sull'argomento, dal punto di vista scientifico, si dibatte da tantissimo tempo, dal Winckelmann fino ad oggi. E in una visione molto europea, e a me questo piace sottolinearlo, che Pompei è stata forse, la scoperta di Pompei, l'elemento più europeizzante del Settecento. Cioè, grazie a Pompei, una serie di mode, dall'arredo, dalla decorazione, dal vestire, eccetera, si sono diffuse in tutta Europa. Trovate salottini decorati alla pompeiana in qualsiasi capitale d'Europa, da Lisbona a Berlino, da Berlino a Düsseldorf, a Tübingen, a Friburgo, in Francia, fino addirittura in Ucraina e in Russia. Quindi c'era questa volontà di essere connettivizzati in maniera europea attraverso Pompei. Quindi questa cosa ricordiamocela sempre, perché anche questa nostra volontà sempre di ritornare alle origini è importante, ma mai dimenticandoci che siamo all'interno invece di un paese più ampio e che dobbiamo restare in una visione europea e non chiuderci. E questi pictores sono questo, sono persone che non hanno una condizione sociale ampia. Plinio lo racconta benissimo, ci dice che non sono famosi, che non sono pittori famosi, qui distingue tra la pittura da tavola e la pittura della decorazione delle case, e dice anzi che sono persone che non hanno nessun rango sociale, anzi una persona nobile non può esercitare la pittura. Anche la condizione femminile è interessante in questo ambito, perché invece le donne possono farlo come gioco, possono interessarsene come acquisto. Quindi c'è una visione quasi marginale della decorazione dei tempi di Plinio, e lui parla proprio dei pittori che decorano le case non sono altro che una sorta di decoratori, non sono pittori. Ed è assolutamente contrastante con la nostra percezione, che li guardiamo come maestri, o quanto loro poi hanno poi potuto influenzare, pensate a Raffaello, che è stato sicuramente come primo sovrintendente di Roma influenzato da quanto di bello riusciva ancora a vedere a Roma. Però sono persone che hanno assimilato modelli provenienti sicuramente dall'ambito greco, ma anche riassimilandoli e ricontestualizzandoli a Roma, ma anche direttamente in campagna. Ricordatevi sempre che Pompei è importante, ma c'è Pozzuoli. Pozzuoli è il porto di Roma, ma è anche il porto di tutto il Mediterraneo. Pozzuoli era direttamente legato ad Alessandria d'Egitto, quindi arriva il mondo all'interno di Pozzuoli. Quindi anche le nuove iconografie, le nuove iconologie arrivano a Pozzuoli e si radicalizzano sul territorio, non per forza dovendo passare da Roma. Quindi avete anche delle innovazioni da parte di questi pittori nella rappresentazione di un mito. Le tre grazie presenti in due splendidi esemplari provenienti da Pompei
replicano lo stesso mito, ma in questa bellissima excursus che faceva la collega, la cosa che è interessante è che noi non abbiamo il prototipo, noi non sappiamo chi ha realizzato la prima opera, chi ha pensato di rappresentare le prime le grazie in quel modo, se lo ha pensato in scultura, se lo ha pensato in pittura. Immaginate un po', come dire che scompare la Gioconda e tra 2000 anni abbiamo solamente tutte le repliche della Gioconda, da Andy Warhol a quello che ci può essere sulla borsa della Nike, al gadget del telefonino, eccetera. Non abbiamo più l'originale, non sappiamo chi è Leonardo da Vinci, ma sappiamo che c'è stata un'opera replicata da chiunque altro dopo di lui. Questa è l'importanza di questi soggetti, di queste iconografie, che di un mondo di uomini, di artisti, di grandi di pittori, che forse durante il loro tempo non avevano assolutamente percezione di quello che erano, ma che per noi diventano memoria, ed è quello che noi siamo qui oggi a raccontarci. Fermati un attimo, professore Grimaldi, perché voglio, abbiamo parlato di questo concetto di museo che non è solo a fianco ai libri di studio, ma è anche suggerimento per una agorà, posto di incontro, no? Si progettano bar, biblioteche, c'è una diversa fruizione e siamo perfettamente d'accordo. Voglio sentire il parere di chi lo ha vissuto all'interno, di chi ha avuto l'opportunità, quale artista contemporaneo, quale autore. Ecco, prima